Dopo una partenza decisamente inattaccabile ed esaltante, la serie Disney Plus più attesa del pianeta da parte di tutti i fan di Star Wars eh, è arrivata la nuova puntata, che però è abbastanza debole e per buona parte riempitiva. Partiamo quindi con la nostra recensione del secondo episodio di The Mandalorian 2. Prima di continuare vi ricordo di mettere mi piace, di commentare qui sotto, di iscrivervi tantissimo al canale YouTube se siete fan anche voi di Star Wars e eh, condividete il più possibile questo video. Prima di iniziare con la vera e propria recensione, vi invito a Uh, chiudere il video se non avete ancora visto la seconda puntata e di andare a vederlo su Disney Plus se non avete ancora visto proprio la, la serie ve la consiglio di vederla se siete anche voi fan di Star Wars il secondo episodio è testimone del, del fatto che The Mandalorian in generale già dalla prima stagione è una raccolta di episodi che messi insieme eh, possono risultare poco lineari a livello narrativo questo può essere piacevole come non può essere piacevole va dai gusti personali in quanto non c'è una vera e propria linea narrativa orizzontale come magari in molte altre serie classiche ma gli episodi sono tutti un po' autoconclusivi quindi con un finale e eh, nessun collegamento con eh, altri episodi però la prima puntata eh, si è visto questo finale mezzo aperto di questo tizio no? che eh, vede il mandaloriano all'orizzonte e quindi ci si aspettava oh, magari non so nel secondo episodio un approfondimento un qualcosa eh, una situazione che si viene a creare magari alle spalle anche del mandaloriano invece eh, si apre subito il secondo episodio con lo scontro del mandaloriano contro questi pirati che vogliono rubargli tutta l'attrezzatura e, e tutte quelle cose, ma non ce la fanno perché il mandaloriano è troppo cazzuto, ragazzi, no? ha le tattiche su tutto, è freddo come eh, un, un vero e proprio assassino eh, dei nostri tempi, quindi eh, insomma quella scena è l'unica scena bella secondo me, vera e propria, eh, a parte poi la parte finale, la sequenza finale che poi andremo a parlare. Dopo questo scontro il Mandaloriano eh, arriva in questo posto dove incontra dei tizi completamente a caso eh, che gli danno delle informazioni su eh, un possibile Mandaloriano eh, su un possibile pianeta. Tuttavia eh, non sono loro a conoscere... Il posto e quindi la direzione e quindi la coordinata precisa, ma lo conosce questo alieno eh, che praticamente è una delle ultime rimaste della sua specie e quindi costringe il mandaloriano a questa mini avventura spaziale. In cui incontra anche eh, dei nostri cari vecchi amici della Repubblica che gli dicono ascolta ma dove stai andando con questa nave vecchia imperiale? E lui dice no, niente, sto andando a fare una passeggiata in giro eh, per salvare eh, prima di tutto questa ragazza e poi anche di andare a trovare qualche mio amico mandaloriano. E quindi inizia un mini inseguimento tra il Mandaloriano che fa delle manovre veramente criminali, eh, veramente assurde, e da vero e proprio pilota che fino a ieri giocava veramente al pilota Star Wars Simulator, ecco, perché veramente fa delle skills che manco immaginavo esistessero, a parte questa fuga, si ritrova intrappolato in questo pianeta. Eh, ghiacciato insieme a questa tizia eh, mezza rana mezza umanoide non si capisce che parla una propria lingua e appunto insiste questa ragazza qua di eh, dover salvare la propria stirpe perché ha delle uova eh, per eh, praticamente queste sue uova sono i suoi figli e questi figli dovrebbero portare avanti la specie tuttavia c'è un baby Yoda che improvvisamente ha voglia di uova e quindi va a mangiare eh, alcune di queste uova e veramente ci sono delle scene demenziali dove si vede questo piccolo, eh, piccolissimo mostricello verde che mangia la stirpe di questo popolo poverini ma perché c'è un genocidio in corso però noi siamo troppo ammaliati da questo esserino che può spostare qualunque cosa con la forza a parte questo dopodiché si vede la ragazza rana dentro questa vasca termale di fronte a lei ci sono queste piccole cunicole di ragni e infatti all'interno di queste cunicole che dovrebbero essere delle uova ci sono dei piccoli ragnetti che vengono, guarda caso, mangiati sempre dal piccolo baby Yoda che ha fame in questo episodio e deve crescere e quindi deve mangiare. <ride> e mangia pure questi piccoli ragnetti. A un certo punto compare un ragno gigantesco, incazzatissimo, probabilmente la madre di questi piccolini. Ed è comprensibile perché alla fine sono andati a rompere le palle loro ai ragnetti, non è stato il contrario. E quindi questo ragnetto gigante, che è ripreso anche dalle serie animate di Star Wars, quindi io l'ho riconosciuto il ragno. Eh, vi ricordo che comunque, eh, The Mandalorian è una serie ricchissima di easter eggs, cioè ci vorrebbero veramente tanti video a parte per elencare tutti gli easter eggs di, questo, di questa serie. Eh, verso ovviamente non solo le serie animate, ma anche la saga principale. Comunque, eh, alla fine, il Mandaloriano, la ragazza rana che deve salvare la propria stirpe e Baby Yoda. Ritornano sull'astronave, cercano di fuggire, ma ci sono questi ragni giganti, sembrano fottutissimi, e invece arriva la Repubblica per miracolo, ammazza i ragni, scendono dalla nave e quindi cercano di accordarsi col Mandaloriano di non rompersi più le palle a vicenda e se ne vanno. Infatti scoprono che il Mandaloriano eh, ha fatto sia azioni benevoli che eh, azioni criminali, quindi è... Mh, pulito, alla fine è pulito e quindi lo lasciano in pace. Detto questo, l'episodio si conclude in questo modo con il Mandaloriano che riesce a riparare la nave miracolosamente, ripartono e lui adesso è in mezzo allo spazio con questa nave super mega danneggiata e chissà dove finiranno, in quale pianeta finiranno e quali peripezie capiteranno ai nostri eroi. In conclusione, questo secondo episodio è un po' riempitivo, in quanto non accade qualcosa di particolarmente importante ai fini della trama, è un episodio un po' autoconclusivo, no? eh, dove succede questo, eh, la navicella viene danneggiata e quindi devono poi continuare il viaggio in difficoltà. Vedremo poi se questo viaggio... Porterà una destinazione interessante ai fini della trama intera della seconda stagione oppure sarà una cosa un po' inutile buttata lì per allungare il brodo? Spero di no. Mi fido della produzione di The Mandalorian, che comunque a livello di effetti visivi e tutto quanto non delude ragazzi il video finisce qua se il video vi è piaciuto mettete mi piace commentate qui sotto iscrivetevi in tantissimi al canale youtube vi ricordo che questa recensione esce settimanalmente e se non avete visto la recensione del primo episodio vi invito ad andarlo a vedere che è molto carina e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi